Radio Radicale, siamo col senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle per parlare di Lampedusa. Allora, le volevo chiedere quanto è preoccupato per quello che ha visto ieri sera e soprattutto il giorno dopo anche della presentazione della relazione sullo Stato dell'Unione, un fatto del genere. Quanto può pesare nei nostri rapporti con l'Unione Europea? Allora è chiaro che qualcosa non ha funzionato e non sta funzionando. E questi sono i nazionalismi, questo è il risultato del sovranismo stupido, un sovranismo che poi di fatto non c'è stato, perché non si è lavorato adeguatamente in Europa perché ci fosse effettivamente un'intesa, una condivisione. Francia ha alzato i muri, Germania ha alzato i muri e ovviamente siamo rimasti da soli. Questo era facile anche immaginarlo. E per quanto riguarda tutte quelle che erano le promesse della Meloni, e cioè non avremo bisogno dell'Europa perché faremo da soli, ci ricorda lei i blocchi navali? Noi abbiamo le navi nell'Indo-Pacifico in questo momento. Ci sarebbe da domandare che cavolo ci stanno a fare le nostre navi nell'Indo-Pacifico se effettivamente abbiamo un problema qui nel quadrante mediterraneo. Tutto questo è frutto di caos, è un grandissimo pasticcio. Dobbiamo partire da una considerazione. I problemi complessi non si possono risolvere con le ricette facili, quelle usa e getta. Non puoi uscire dicendo abbiamo risolto il problema perché adesso perseguiremo gli scafisti in tutto l'orbe terracqueo. Lei si ricorderà la pomposità con la quale era stato anticipato quel decreto Decreto Cutro, Cutro. il decreto Cutro. Non si governa con gli slogan, si governa con le alleanze, si governano con i tavoli e si governa soprattutto con la credibilità. In questo momento sbarchi, tafferugli e caos sicuramente non fanno bene alla credibilità dell'Italia. Non ha funzionato l'accordo con la Tunisia? Il piano Mattei, insomma, ritiene che si sia arenato di fronte a difficoltà oggettive del No, 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 Maghreb. guardi, la interrompo. L'hanno presa in giro. L'hanno presa in giro. Hanno preso in giro la Meloni e lei si è fatta prendere in giro. Lei si è andata lì a farsi la fotografia con la von der Leyen e con il presidente tunisino, ma in realtà non c'è stato assolutamente nulla che potesse essere importante da un punto di vista politico, anche se lei ricorderà che sia da Tunisi che da Bruxelles si era ritornato perché era stato finalmente conquistato il patto per l'asilo e l'immigrazione. In realtà quel patto per l'asilo e per l'immigrazione, i primi a romperlo sono stati proprio gli alleati di Giorgia Meloni, questo ce lo dobbiamo dire. Vuole dire qualcosa sul fatto che noi potremmo approfittare di questo momento preelettorale per ottenere qualcosa dall'Europa, dall'Unione Europea, oppure anche gli altri entrati nel meccanismo preelettorale saranno condizionati da questo? Io a Radio Radicale ho già detto, ma proviamo a fare i sovranisti, cioè proviamo a fare coloro che devono trovare una giusta combinazione tra gli interessi nazionali e gli interessi dell'Unione Europea. La strada, se lei mi parla dei migranti, è solo una, quella effettivamente di trovare un meccanismo di redistribuzione. Il governo Conte c'era riuscito poco, male, poi è arrivata la pandemia, quindi tutto si è fermato. Ma con la credibilità politica, quella vera però, non quella vantata, quella vera, con la credibilità politica, ricucire l'asse con la Germania, ricucire l'asse con la Francia e con la Spagna, ma davvero però, ma davvero, quello potrebbe essere un modo attraverso cui superare il blocco delle alleanze di Giorgia Meloni con i paesi di Visegrad. Ma sin quando resteranno i paesi di Visegrad e sin quando Giorgia Meloni non parlerà chiaro sui paesi di Visegrad, sarà difficile ricucire tra Roma, Parigi e la Germania. Bene, grazie come sempre al senatore Ettore Licheri. Grazie a voi. Buon lavoro.